Digimon a rapporto e benvenuti in questo nuovo video. Ebbene sì, oggi voglio parlarvi di Alone in the Dark, che è uscito il 20 marzo 2024 a pochi giorni di distanza di Dragon's Dogma 2 Princess Peach Showtime. Quindi purtroppo come gioco è andato in secondo piano e non se l'è cacato nessuno. Ma non io, perché sono qui appunto per parlarvene. Sviluppato da Peace Interactive e pubblicato da THQ Nordic, si tratta del reboot del primissimo Alone in the Dark uscito nel 1992. Quindi è un'ottima occasione per poterlo, diciamo, recuperare, anche se non è remake uguale uguale, ma appunto un reboot. Ho fatto un video a riguardo per vedere le differenze qui sul canale se ancora non le sapete. Avviando il gioco avremo tre difficoltà, ovvero le classiche difficoltà di qualsiasi gioco, ovvero facile, normale e difficile. Inoltre ci farà anche scegliere se giocare il gioco in modo più guidato, quindi ci darà una mano con i vari enigmi, o alla vecchia maniera dove non ci suggerisce assolutamente una ciola, e io ho scelto quest'ultima per avere un pochino di sfida. Inoltre io l'ho giocato in difficoltà normale, quindi della via di mezzo, e vi parlerò appunto di quest'ultima perché appunto ho giocato questa. Oltre alle varie scelte di difficoltà e degli aiuti, ci verrà messa anche la scelta con chi giocare la nostra avventura, che è una cosa che io ho apprezzato tantissimo, ovvero il nostro detective o la nostra appunto cliente. Scelta molto alla Resident Evil 2, infatti anche qui vi consiglio di fare almeno due run, una per ogni personaggio, per vedere la storia differente e i vari punti di vista. Io ho iniziato dal nostro detective per simpatia, perché mi piaceva l'attore che hanno usato per il motion capture, quindi ho scelto lui per primo. Purtroppo già all'avvio si vedono tantissimi lag e tantissimi cali di frame, oltre a un rendering veramente lento, in certi punti proprio tanto. Infatti il gioco avrà bisogno di tantissime patch che ancora oggi il 28 marzo non ne ha ricevute. Ha avuto qualche aggiornamento ma niente di correttivo che appunto sistemasse il gioco per quanto riguarda la versione PC, perché sì, io ho giocato la versione PC, quindi vi parlerò di questa. Speriamo che in futuro lo patchino molto pesantemente, perché è veramente un peccato questa cosa. E infatti alcune cose che in questo caso dovrebbero fungere da jumpscare, quindi che dovrebbero in teoria spaventare trattandosi appunto di un survival horror, non funzionano. E non perché ho studiato male il gioco, ma perché ci sarà il ritardo tra l'immagine e il suono, quindi noi vedremo la cosa già successa senza suono che arriverà in seguito. E siccome se noi guardiamo un horror senza suono e non prenderemo paura perché perde tutto il senso, perde tutta l'atmosfera, c'è la stessa cosa. Per i più curiosi, il gioco non ha un doppiaggio in italiano, però saranno presenti i sottotitoli, che purtroppo anche qui presenteranno non pochi errori nella traduzione, e sinceramente andranno anche a modificare un po' il dialogo originale, perdendo anche di senso a volte. È un gran peccato, perché ok, se era doppiato e quindi cambiavi un po' le parole per far combaciare il labiale ci poteva anche stare, ma nella traduzione di un dialogo direttamente nei sottotitoli anche no. E purtroppo, mi duole dirlo, il gioco, raga, non riesce a fare quello per cui è stato sviluppato, ovvero spaventare. Ha veramente poco di horror e poco di survival, al punto che non è riuscito a spaventare neanche me, che io sono veramente suscettibile all'horror, cioè io sono una paurosa assurda, mi spaventa qualsiasi cosa, e questo gioco non ci è riuscito. Noi ci gireremo per la nostra mappina di gioco, ma non avremo mai l'ansia di un nemico che ci possa prendere alla sprovvista, non avremo l'ansia di girare appunto con qualcuno che ci dà la caccia o che potrebbe apparire dal nulla, dove il 90% delle volte appunto non accadrà, anche perché risulterà un po' scontato quando ci saranno le fasi di fight. Non vi spoilerò nulla, però lo capiremo già in anticipo quando appunto arriverà una di quelle fasi, ed è un po' bruttino. Non ha nessun punto di forza nello spaventare, non ha momenti di tensione pura, se non una determinata zona della mappa che sì, un pelino ti mette l'ansia per appunto l'ambientazione, ma a parte quello, considerato che è verso la fine del gioco e ormai hai già capito come sta andando la situazione, non ti dice niente. In pratica non ci sarà nulla di più. E purtroppo anche il lato survival, raga, perché non è solo il lato horror, anche il lato survival. Ok, noi avremo le munizioni limitate, che appunto noi troveremo in giro nel corso della nostra avventura, ma ne troveremo così tante che non saranno neanche necessarie al 100%, siccome noi potremmo usare anche il corpo a corpo per combattere e difenderci. Non avremo mai l'ansia di rimanere a corto, non avremo mai l'ansia anche di non poterci difendere, perché appunto anche se noi finiremo le munizioni, che poi sono tantissime, avremo comunque il corpo a corpo, raga.
cronaca, quindi neanche l'ansia di non poterci difendere abbiamo. E non è una cosa molto buona, essendo survival horror. Il corpo a corpo non è una meccanica che io amo particolarmente in un survival, però sinceramente l'ho apprezzato. Perché comunque sì, noi avremo il corpo a corpo, ma non è che sarà illimitato e infinito. Cioè, noi avremo il corpo a corpo quando noi troveremo delle armi in giro per la mappa, che saranno appunto utilizzabili e che dopo tot comunque si romperanno. Quindi è una cosa carina, perché se noi le finiamo tutte, noi abbiamo finito tutto. Ma tanto anche qui ce ne saranno così tante nella difficoltà normale, che è impossibile finire. Un'altra parte fondamentale di questo gioco, oltre alla trama e oltre al dover spaventare, ma che purtroppo non ci riesce, sono appunto gli enigmi. Raga, io amo gli enigmi, lo sapete, se mi seguite sapete che io amo gli enigmi e sono felice quando ci sono. Infatti qui avremo tantissimi enigmi da dover risolvere per andare avanti, il che è un bene. Il male è che sono banali, per nulla innovativi e soprattutto sono ultra mega scontati. Cioè, noi non avremo neanche bisogno di ragionarci sopra, perché se noi andremo a caso, noi lo risolveremo l'enigma. Sta cosa mi ha veramente demolito, perché io, raga, li amo e secondo me gli enigmi devono dare un po' di sfida. Ma più noi andiamo avanti, più ci renderemo conto che sono semplici e quasi tutti uguali, sono molto simili tra di loro. Quindi, come noi risolveremo i primi, avremo già capito come risolvere tutti gli altri. Perché, bene o male, sono talmente tanti e talmente simili tra di loro che, boh, perdi anche la voglia di risolverli a una certa. Per fortuna, dalla sua parte, c'ha una trama abbastanza caruccia ed interessante. In pratica noi andremo avanti per lo più per sapere come va a finire appunto la faccenda, però anche qui c'è un punto negativo. L'80% della lore della storia, per essere buoni, non la troveremo nelle cutscene o nei dialoghi tra i vari PG, che purtroppo sono scritti un po' con le mani, ma li troveremo nei documenti. E fin qui ci sta, perché comunque è una meccanica che è presente in tantissimi survival horror, come appunto in Amnesia The Dark Descent o nei Resident Evil. Comunque avevamo i vari documenti da leggere, è una meccanica che troviamo in tantissimi survival horror. Il problema è che alcuni, raga, sono infiniti. Cioè, si spenderà tantissimo tempo nel leggerli e se noi non li leggeremo perderemo delle cose importanti sulla trama, perché verranno solo spiegati in quei determinati documenti, perché poi non vengono più spiegati in altri documenti. Quindi se tu non li leggi, tu perdi la trama, tu ti perdi. Ed essendo alcuni veramente veramente lunghi, perdi anche la voglia di leggere. Cioè, più vai avanti, più trovi sti documenti lunghi, più ti viene voglia di saltarli e andare avanti a giocare. Perché io non sto scherzando, alcune volte sono rimasta ferma anche 2 minuti a leggerli, perché sono quasi 2 pagine e sono pagine fitte. Peccato. Senza contare poi che non sarà solo nei documenti che noi troveremo in giro, che se ne salteremo uno salteremo una parte della storia, ma ci saranno anche informazioni di lore extra che verranno sbloccate tramite i collezionabili. Questa cosa è molto carina, perché comunque ti invoglia a trovare i vari collezionabili in giro per la mappa, appunto per scoprire queste nozioni in più. D'altra parte, tu arriverai talmente saturo a fine gameplay di aver letto tanti documenti che non avrai neanche voglia di andare a leggere documenti alternativi per sapere informazioni extra, quindi aggiuntive, che non ti servirebbe sapere al 100%. La durata di gioco totale di Alone in the Dark è di 10 ore arrotondata, se contiamo ovviamente entrambe le run, che sono, raga, obbligatorie per scoprire tutto sulla trama del gioco. Quindi non basterà giocare solo un PG, è esattamente come Nier Automata, che servivano più run, come Resident Evil 2, che servivano più run. Quindi, raga, mi raccomando, se decidete di prendere questo gioco, giocate entrambe le run con entrambi i personaggi, altrimenti in media una sola run con un solo personaggio dura all'incirca 5 ore arrotondato. Come dico sempre nei miei cosa ne penso, dipende tantissimo da come si gioca il gioco. Sono un po' rimasta male, nel senso, il gioco tutto sommato mi è piaciuto, perché di base io guardo moltissimo la trama di un gioco, però se devo vedere che questo gioco ha un costo di quei 60-70 euro, sinceramente al momento non li vale assolutamente, ma forse non ne vale neanche 40 per quanto riguarda la versione PC, perché, raga, ha tantissimi problemi, oltre ai problemi di ottimizzazione, ha tantissimi problemi di gameplay che non giustificano i 60 euro, come appunto vi ho spiegato nel video. Ci sono rimasta male perché era uno di quei giochi che attendevo con ansia, perché Alone in the Dark è una saga che purtroppo all'epoca non ho potuto giocare, che non ho potuto neanche recuperare, quindi quando era stata
annunciato questo reboot appunto del primo capitolo, io ero felice perché non vedevo l'ora di metterci le mani, essendo il survival horror uno dei miei generi preferiti. Ma una volta che ci ho messo le mani e sono arrivata più o meno a metà gioco, non ce la facevo più. Troppi documenti da leggere, non mi metteva ansia, non avevo la frenesia appunto di dover scappare, non avevo paura di rimanere... Cioè è tutto un insieme di cose che fa di questo gioco non un survival horror, né survival né horror, ma una classica avventura di qualsiasi genere. Ovviamente io mi sto riferendo alla difficoltà normale, giocandolo magari in difficoltà difficile le cose cambiano. Però c'è anche da dire che io non ho utilizzato la modalità di gioco guidata, io ho usato quella non guidata, quindi a rigor di logica doveva essere più difficile, ed essendo un gioco abbastanza banale non capisco come mai abbiano avuto l'idea di fare una modalità guidata dove in pratica segui solo la trama. Ok, THQ Nordic ultimamente non sta facendo dei bei lavori e purtroppo Alone in the Dark ne è un esempio. È un peccato perché aveva tanto potenziale questo gioco, e ok sì, è uscito a 2 giorni prima di Dragon's Dogma e di Peach, però non è solo per questo il motivo per cui non è andato tantissimo, ma è anche per appunto gli enormi problemi che appunto presenta. Se però lo trovate comunque in sconto a una 20 euro, raga, io ve lo consiglio, perché comunque tutto sommato la storia è veramente carina e ti prende perché tu vuoi sapere. Diciamo che è l'unico motivo per cui io sono andata avanti su Alone in the Dark, quindi per 20 euro secondo me ci possono stare, ma se dovete prenderlo appunto per prezzo pieno, io raga ve lo strasconsiglio. È la prima volta che su un cosa ne penso sconsiglio un gioco, mi pare, così tanto, perché non è mai successo, e ve lo dico da amante da survival horror, e mi dispiace davvero fare questa cosa, ma raga non li vale 60 euro purtroppo, né per gli enigmi né per il survival horror, solo per la trama, ma la trama non vale 60 euro. Quindi raga, spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia aiutato a fare un pochino di chiarezza su questo Alone in the Dark, se eravate indecisi di acquistarlo oppure no, o se non l'avete proprio preso in considerazione, direi che avete fatto bene al momento, magari più avanti fatemi sapere con un commento qui sotto voi se lo avete giocato, se era in programma appunto nei prossimi next, se non l'avete considerato, se anche voi avete trovato gli stessi difetti che ho elencato io qui sotto nei commenti, per far 4 chiacchiere in compagnia, ovviamente rispettando sempre le opinioni altrui senza essere cattivi. Io come sempre vi invito a seguirmi su tutti gli altri social, se i miei video vi piacciono iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, condividete questo video, seguitemi su Instagram per rimanere aggiornati su praticamente qualsiasi cosa della mia vita quotidiana, video nuovi, live, offertine varie tipo i giochi gratis di Epic, acquisti che faccio, tutto raga, tutto. Sito Viola per le live che spero di riprendere il prima possibile, e ovviamente su YouTube per tutti i nuovi video. Mi è dispiaciuto un sacco fare questo video purtroppo, però era necessario perché ci tengo che la gente non butti via i soldi. Appunto, spero che questo video vi sia piaciuto, noi ci vediamo in un prossimo video, prossima live su Instagram, nel gruppo Telegram o anche in fiera. Grazie ancora per tutto e per aver visto questo video fino a qui, e Digimoni passa e chiudo.